Untracht, l'intervista. Per l'intervista di oggi torna ospite di Untracht un carissimo amico che è già stato con noi diverse volte ed è sempre un piacere, Giovanni Costantino di Distribuzione Indipendente. Ciao Giovanni. Ciao. È sempre un piacere riaverti con noi, soprattutto è sempre un piacere parlare dei film che Distribuzione Indipendente riesce a proporre in Italia, cose che difficilmente arrivano, come il film di cui parliamo oggi, che è in uscita giovedì prossimo il 29 maggio e che qualcuno forse in Italia ha visto un paio d'anni fa perché ha partecipato alla 14ª edizione del Far East Film Festival. La regia è di Cheng Zhuo e il titolo è Song of Silence. Però lascerei a te insomma la presentazione di questo film. Guarda, che ti devo dire, noi riusciamo a trovare questi film grazie a delle sedute spiritiche e, fantastico, per questo riusciamo a trovare cose che gli altri non riescono. Spendiamo molto con una cartomante, no, scherzo. Senti, no, che ti devo dire, noi siamo molto contenti anche perché comunque sai che noi siamo soprattutto specializzati e la nostra attenzione è soprattutto per le opere italiane, sì. E in questo caso ci sta di mezzo anche l'Italia, perché il film è coprodotto da un italiano che è Gianluigi Perrone, per cui ci abbiamo tenuto in qualche maniera proprio a dare spazio, visibilità a quest'opera di grandissimo valore, cioè è veramente bella, l'hai vista. Quindi io è veramente una poesia. Ma tu parli così perché è vostro? No, io confermo. È il nostro proprio perché ne abbiamo potuto parlare bene quando l'abbiamo visto e abbiamo cercato di prenderlo proprio perché è bello. Cenzu è la sua opera prima ed è definito il nuovo Kinky Duck. Ovviamente Kinky Duck è coreano, lui è cinese, però comunque infatti chi lo vede, tu Deborah l'hai visto, e sicuramente i rimandi a Kinky Duck ci sono. Sì, ci sono molte, ci sono queste inquadrature molto particolari, esatto, molto poetiche, questa attenzione ai colori, sì. Anche al primo Kinky Duck, perché diciamo adesso è un attimino, esatto, cambiato. Di Island, diciamo che ci sta questa attenzione proprio per soprattutto per i corpi, per la comunicazione dei corpi più che per la parola. Soprattutto diciamo ricorda talmente tanto Kinky Duck che ogni tanto, non so, a me è venuto quasi mi mancava a un certo punto Kinky Duck, quel livello di violenza psicologica di Kinky Duck, che qui non ci sta, ma non arriva a quei livelli. Ma devo dire che ci sta una fotografia, ci sta una cura di tutti i personaggi, cioè è veramente grande cinema, soprattutto pensando che un'opera prima, beh, ecco, sicuramente questo Cheng Zhuo è un regista da tenere veramente d'occhio. Sono totalmente d'accordo con te, tra l'altro è vero, c'è questa violenza, ma è una violenza che c'è, è presente, ma è sempre solo accennata, è sempre solo sottintesa, per cui non arriva, diciamo, addosso allo spettatore, ma rimane comunque come una sorta di bordone, come una sorta di presenza, guarda, fissa. Infatti, guarda, se dovessimo fare un rimando, diciamo un paragone con l'Occidente, è un po' quella violenza psicologica che esiste un po' tra i personaggi di Pinter, no? Tipo Ritorno a casa. Mm-hmm. Ecco, per cui che non si sa mai che cosa può accadere, ma senti sempre che sta per accadere qualche cosa. Ecco, diciamo che un po' questa è la filosofia. Poi è un film che comunque tende a andare incontro a tutte una serie di problematiche che sono un po' le solite, se vogliamo. È un dramma familiare, però di fatto, come sempre dico, poi quello che fa sì che un'opera sia diversa dalle altre è sempre il modo. E devo dire che il modo di Cheng Zhuo è veramente un modo, ecco, da grande cinema. È un film comunque molto particolare, proprio perché, come dicevi tu all'inizio, ci sono molto ridotti i dialoghi. Come credi che lo accoglierà il pubblico qui in Italia? Ma guarda, non ce la poniamo mai questa domanda. Fantastico. Questo qui è un po' la trappola di tanti distributori. Ecco, come reagirà il pubblico? Noi diciamo un po' chi se ne frega, non perché il pubblico non sia importante per noi, ma semplicemente perché quando riteniamo che un'opera sia così forte da poter emozionare e trovare un pubblico che si lasci emozionare, allora per noi va bene. Sono proprio contenta, vedi, di averti fatto questa domanda, perché così viene fuori veramente lo spirito di Distribuzione Indipendente. Allora, io il film lo consiglio perché emoziona davvero tanto, è veramente una bellissima poesia, è un film che vi lascerà sicuramente qualcosa di grande dentro. Cheng Zhuo, Song of Silence, nelle sale italiane da giovedì 29 maggio grazie a Distribuzione Indipendente. Grazie mille a Giovanni Costantino per essere stato con noi. Grazie tantissimo a voi, veramente, Deborah. Grazie. Untracht. Grazie.